Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati sul canale, buon anno a tutti, un pensiero positivo da parte mia per un 2023 super fortunato per tutti e da parte di Mr. Bruni un cacchino porta fortuna, come sempre. Io dovrei avere una super fortuna vista la quantità di cacchini che mi sparge per la casa. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del primo sbustamento dell'anno, perché ebbene sì, non so se conoscete il detto, quello che fai a Capodanno lo fai tutto l'anno, e quindi io ho pensato di sbustare a Capodanno, così se sbusto a Capodanno sbusto tutto l'anno. E che cosa sbusto? Ebbene sì, ho ricevuto un regalo da Card Game. Ecco qui il paccone mega galattico che andrò ad aprire oggi, quindi apriremo tutto quello che è contenuto in questa confezione. Ringrazio Card Game che mi ha inviato questi prodotti. A proposito di Card Game, vi ricordo che ho iniziato una collaborazione con questo negozio online che è il mio negozio di fiducia, quindi se volete acquistare prodotti potete utilizzare il mio codice sconto The Woman in Nerd e avrete il 5% di sconto sugli acquisti. Vi consiglio di preordinare al più presto i prodotti di Zenith Regale, perché sono straconvinta che le carte contenute in questa espansione saliranno a prezzi stratosferici. Sarà, penso, l'espansione più bella di Spade e Scudo, perché conterrà una serie di carte di Vistar Universe, quindi un'infinità di Art Rare e di Secret Art Rare. Sono anche molto interessanti secondo me e io le ho ordinate, quindi restate sul canale, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché il 9 di gennaio usciranno le collezioni con gli starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly con la carta Jumbo di Miraidon o Coraidon. Io ho ordinato tutte e sei le collezioni e le aprirò sul canale. Bene, direi di andare allo sfondo e andiamo a vedere che cosa ho ricevuto da Card Game Club. Ecco il nostro sfondo vuoto che andremo a riempire con i prodotti ricevuti da Card Game. Ho aperto la confezione e abbiamo la collezione Executor di Alola di Pokémon Go, che mettiamo qui sullo sfondo, il set allenatore fuori classe di Pokémon Go. Direi che intanto vi mostro i prodotti, poi andiamo ad aprire tutto, quindi oggi mega sbustata. Le collezioni sempre Pokémon Go, le Teens, quindi Snorlax, Pikachu e Blissey, le sleeves di Pokémon Go Japan, queste sono bellissime, secondo me veramente meritano, e per concludere una collezione fighissima che non avevo, Japan Pokémon Go, l'agendina, la carta promo giapponese di Pikachu che mi manca e le bustine di Pokémon Go. Molto bene, direi che questa la apriamo alla fine. Andiamo ad aprire prima le collezioni in italiano. Prima di aprire le collezioni vi volevo mostrare a che punto sono con la mia di collezione, così vediamo quello che sto cercando di questa espansione. Vi mostro solo, se ci sta nell'inquadratura, la penultima pagina, perché in realtà la ho quasi completa, mi mancano, non so se si vede, comunque Spark, Candela e Ricerca Accademica Hyper e poi Incubatrice Uova Hyper, Mewtwo Viastro Gold lo ho, cioè scusate, Incubatrice Uova Gold. Speriamo di trovare queste carte. Questa collezione non è stata tanto considerata all'uscita, ma secondo me è un grave errore non farla, perché contiene carte che nel tempo acquisiranno un valore notevole, in particolare i Mewtwo Gold Hyper e Alternative, che comunque già hanno il loro prezzo. Comunque andiamo ad aprire, iniziamo con il set allenatore che è quello più sfigato di solito e vediamo cosa troviamo. Intanto che preparo, vi ricordo come sempre che se volete acquistare questi altri prodotti potete utilizzare il mio codice sconto su Card Game Club e avete il 5% di sconto sugli acquisti. Inoltre su questo sito potete raccogliere punti Fidelity che poi potete convertire in credito e acquisire in base agli acquisti altri benefici, tra i quali ulteriori sconti e la spedizione gratuita. Bene, direi che apriamo le prime 10 bustine di Pokémon Go.
Altra carta importante di questo set, che sicuramente acquisirà valore, è il Charizard lucente, che già devo dire ha il suo prezzo, ma anche il Blastoise e il Venusaur comunque, ma il Charizard in particolar modo. Non ricordo più come siamo messi qua con i colori dei codici, forse sono tutti neri, vediamo. Energia, Steelix, Wartortle, Slowbro, beh direi andiamo un po' veloce, Aipum, Spinarak, Rattata, ormai le conosciamo, Wimpod, Pikachu, un Charmeleon Reverse e un Charizard di Pokémon Go. Beh dai, iniziamo con un Charizard Holo. Anche questa carta adesso non vale molto, ma io vi ricordo che quando è uscito Trionfo dei Draghi, per fare un esempio, c'erano Charizard da tutte le parti e adesso comunque non si vendono più a meno di un euro, anzi si vendono a più di 10 euro, per cui tenete via le carte e non abbiate fretta a venderle subito. Beh, direi facciamo così, così andiamo più veloci. E qui abbiamo una Reverse Wimpod e uno Zapdos Holo. Anche gli uccelli leggendari saranno sicuramente collezionati. Terza bustina. Sto un po' sistemando perché come al solito ho un grandissimo casino e lo spazio è quello che è. E qui vediamo se c'è qualcosa. E abbiamo una Reverse Sylveon e un Blissey Holo. Quarta bustina. Io nei set allenatori di Pokémon Go non ho avuto tanta fortuna fino adesso, vediamo questo se si smentisce, visto che siamo al primo dell'anno. Qua c'è qualcosa, quindi direi sfogliamo. Pokéstop Steelix, Exatu, Meltan, Charmander, Aipom, Bulbasaur, Pidove, Zapdos e beh, un Melmetal VMAX, dai, non male. Quinta bustina. Se qualcuno vuole scambiare mi contatti come sempre via Instagram, perché mi mancano, come avete visto, sia carte di questa collezione Articuno e Snorlax che carte di altre collezioni, in particolare Astri Lucenti e Origine Perduta. Astri Lucenti e Origine Perduta non riesco a completarle, mi mancano ancora un'infinità di carte. Un Meltan e un Gyarados, niente. Ancora 4 bustine, almeno i set allenatore contengono 10 bustine perché sono set allenatore di espansione speciale e tutti i gadgets. Devo dire che io preferisco i set allenatori delle espansioni speciali perché gli altri contengono 8 bustine. Ah, ovviamente contiene anche la carta promo di Mewtwo che non ho tirato fuori. Vabbè, che figata! Che figata, che culo! Il Charizard lucente, incredibile! Il Venusaur Holo. Ne ho trovato uno in non so quante bustine che ho aperto e qui lo trovo. Ma grande notizia! Andiamo a prendere le sleeves perché non lo voglio rovinare. Come detto, queste carte, se le avete, tenetele via, datemi retta. Andiamo a slivare e iniziamo bene. Chi trova Charizard il primo dell'anno trova Charizard tutto l'anno. Devo dire che abbiamo iniziato alla grandissima, anche perché di solito con il set allenatore non avevo mai avuto fortuna, quindi super super sbustata. E ci restano ancora 3 bustine. Molto molto bene. Chiaramente se si trova un Charizard lucente, devo dire che la spesa del set allenatore viene immediatamente compensata. Ultime 3 bustine. E qui abbiamo... Ah, qui abbiamo ancora qualcosa, ma mi sarei anche accontentata. Un Pikachu Reverse e un Dragonite Holo. Molto bene, bella anche questa. Ultime 2 bustine. Il casino sta dilagando. E qui abbiamo, mi sa niente, uno Spinarak e un Pikachu. Non ho neanche guardato se c'è qualche ditto, poi ve lo dico perché sono andata un po' veloce. E ultimissima bustina. Devo dire che io da Card Game ho abbastanza fortuna con gli sbustamenti, perché di recente ho trovato il Lugia
di Tempesta Argentata, che veramente di solito io non trovo mai nulla. E facciamo così per l'ultima bustina: Ivysaur, Candela, Slowpoke, forse qua abbiamo qualcosa, Larvitar, Aipum, Spinarak, Rattata, Golisopod e una Viastro, quindi niente Hyper che mi manca. E abbiamo, beh dai, un Mewtwo Viastro. Devo dire che questo set allenatore, aspettate che prendo, qua non ho neanche più sleeves, questo set allenatore devo dire che notevole. Facciamo un recap, vabbè, il Charizard Holo, ok, poi un Dragonite, un Mewtwo Viastro, un Melmetal VMAX, anzi mettiamo così, e il Charizard lucente, quindi top. Lasciamolo sullo sfondo perché andiamo avanti, perché oggi voglio fare lo sbustamento dell'anno, quindi aprirò tutto. Proseguiamo con le teens, sistemiamo un attimo in modo che ci siano tutte le carte nell'inquadratura e partiamo con la teen di Snorlax. Vediamo se ci sono degli Swirl. Sì, c'è uno Swirl, fantastico. Adesso l'apro, ve lo faccio vedere. Alcuni collezionano le carte con gli Swirl, che sono questi, come posso dire, queste chioccioline olografiche. Ne vedete una qui in alto, diciamo in alto a destra, sull'olografia dello Snorlax. Questa è la nostra carta holo, quindi pure con Swirl, molto bene. Poi abbiamo gli adesivi, i codici di Pokémon Go e le bustine che andiamo ad aprire. Anzi, a proposito, dimenticavo, dietro lo Snorlax dovrebbe esserci anche il Pikachu dono. Aspettate che provo a tirarlo fuori senza rovinare le carte. Infatti, ogni tin contiene una carta holo e poi il Pikachu dono, consegna dono, che è stupendo, devo dire. Molto bella anche di questa l'olografia da collezione Black Star Promo. Andiamo a slivarle. Le posizioniamo qui. Tanto poi dovrò togliere l'executor perché andrò ad aprire anche quello. Quindi facciamo così per il momento. E apriamo le quattro bustine. E siamo sempre alla ricerca delle mie tre Hyper per completare la collezione. Ricerca accademica, e mi pare Spark e Candela, e incubatrice uova gold. Speriamo, no, incubatrice uova, modulo esca. Mi sa che incubatrice uova è di un'altra espansione, dovrebbe essere modulo esca gold, vado a controllare. Allora sì, mi manca, ma che sono sempre più stordita, mi mancano modulo esca gold e Candela ricerca accademica e Spark. Speriamo in bene, 4 carte per completare Pokémon Go. Beh, non ricordo neanche più adesso perché mi sono distratta, se ho fatto il trick. E dai, facciamo che mi sembra di aver visto un bordo. Lunatone, Ivysaur, Pokestop, Magikarp, Meltan, Eevee, Pikachu, Squirtle, una reverse Pokestop e no, niente, avevo visto male, uno Snorlax. Seconda bustina, e qua c'è qualcosa, però mi sa caramella rara, una V normale, mi sembrava un bordo nero, lunatore, Slowpoke, Bribarel, Pikachu, Spinarak, Rattata, e qui abbiamo un Charmander e Appero! Che figata, ma che cos'è oggi? Cioè, niente, mi è svoltato con la fine dell'anno. Ho finito l'anno che non vi dico, vabbè. E fantastico, un Conkeldurr Alt Art. Aspettate che mettiamo a fuoco. Beh, che dire, ho svoltato. Prima il Charizard lucente, adesso il Conkeldurr Alt Art. Vabbè, super fortuna, ce l'ho già, però mi è andata veramente di lusso anche con questa collezione. Vabbè, apriamo le altre due bustine. Se il buon anno si vede dall'1 gennaio, molto bene direi. Se sculo Capodanno, sculo tutto l'anno, secondo questo detto. Quindi mi viene voglia di comprare altra cosa. Ho appena finito di fare l'ultimo ordine su Cargame ieri sera, mi sono ordinata anche gli ETB di Zenith Regalo ovviamente. E vediamo questa bustina, e qui abbiamo una reverse, un Gyarados, niente, però ci si accontenta direi del Conkeldurr. Ultima bustina,
Ho fatto un'interruzione perché non capisco perché non metteva più a fuoco. Ma proviamo di nuovo. Ogni tanto l'iPhone dà i numeri e come ultima bustina mi sa che qua non abbiamo nulla. E abbiamo uno Snorlax e un Blissey. Vabbè, abbiamo trovato il Conkeldurr, direi che ci accontentiamo. Seconda tin, Blissey, vediamo se c'è uno Swirl. Qua mi sa di no. E anche qui abbiamo la carta olografica di Blissey, con l'olografia particolare che si trova solo in queste collezioni, e dietro il Pikachu Dono promo. Qui non vedo Swirl e qua anche sul Pikachu mi sa che non ce ne sono. Ok, sistemiamo sullo sfondo, prendiamo direttamente le bustine. Ecco le nostre quattro bustine. Non mi sembra vero, cioè, di aver fatto una sbustata così. Non è da me, se penso a tutto quello che ho aperto di Pokémon Go. Va bene, partiamo con la prima bustina. Facciamo la sfogliata veloce e qui abbiamo niente. Caramella rara, beh dai, un altro Charizard Holo che comunque andiamo a slivare. Seconda bustina. E qui mi sa che non abbiamo nulla. Un Raticate Reverse e un Pikachu Holo. Terza bustina. E anche qua mi sa che niente. Ma un Charizard Reverse e un Moltres. Vabbè, non si può pretendere di trovare sempre qualsiasi cosa, ma devo dire che fino adesso non mi è andata affatto male. Un Charizard lucente e un Conkeldurr, ultima bustina. Ci starebbe un Mew Gold, un Mewtwo Gold per iniziare bene l'anno. Non mi dispiacerebbe, anche se ce l'ho già. E qui mi sa niente, purtroppo, questa tin, che abbiamo un Bibarel e un Tyranitar. Questa tin, niente. Passiamo all'ultima tin. E qui, anche qui niente Swirl. Vediamo il Pikachu dietro, il Pikachu Dono. Anche questo senza Swirl. Andiamo a posizionare anche questi sul nostro sfondo e apriamole. Niente, non ci stiamo più, facciamo così, ci sistemiamo dopo e apriamo le ultime quattro bustine, cioè le ultime di queste tin. Poi apriamo ancora altre cose. Oggi sbustata mega. Partiamo con la prima. Dai, questo Mewtwo Gold oppure un Hyper che mi manca, cioè incredibile, non riesco a completare questa collezione. Devo completarla sbustando. E qui abbiamo un Pikachu, un Gyarados, niente. Seconda bustina. Speriamo di tornare ai codici neri e basta, perché devo dire è meglio, così almeno non sai già prima che non c'è nulla. Un Larvitar e un Blissey. Terza bustina. E qui abbiamo Silvione Tyranitar. È finita la fortuna? Dai, Mr. Bruni, fai uno dei tuoi cacchini porta fortuna. E per concludere, forse qua c'è qualcosa, speriamo in bene. Ivysaur, Incubatrice, Chansey, Rattata, Numel, Raticate, Tranquil, Larvitar, un Rattata di Alola Reverse, che tra l'altro questa è difficilissima da trovare, e dai, un Board argentato e... purtroppo ce l'ho già, speravo nell'Hyper, ho trovato la Full Art. Non ci si lamenta, chiaramente è una bellissima carta, però mi manca l'Hyper, niente da fare. Quindi devo dire non c'è andata male comunque, perché abbiamo le nostre promo delle tin, le nostre tre carte Pikachu con segna dono e un Charizard Holo, un Charizard Holo Reverse e vabbè, un Alternative Conkeldurr e una ricerca accademica Full Art. Molto molto bene. Direi che andiamo ad aprire a questo punto la collezione di Executor di Alola. Metto sullo sfondo le tins al posto della collezione che andrò ad aprire. Ok, direi che ci siamo, purtroppo c'è un riflesso orribile, comunque tutto sto casino, ma adesso
devo posizionare sullo sfondo anche queste, quindi vabbè, mi ero dimenticata. E niente, mettiamo su Executor, togliamo i Pikachu, ci riorganizziamo, mettiamo questa. Chiaramente abbiamo anche la stessa carta in versione promo Black Star, dimensioni normali. A questo punto mettiamo qui davanti, non abbiamo più spazio e abbiamo le quattro bustine. Allora, spero di sculare e trovare una delle carte che mi manca, ma sembrano veramente introvabili, perché con queste collezioni devo dire che ho aperto il mondo e veramente, cioè, è incredibile che mi manchino ancora quelle Hyper. Vabbè, prima bustina, e qua mi sa che non abbiamo nulla. Una reverse e un Venus Holo. E qui non abbiamo niente, un altro Charizard Holo. Faremo la collezione dei Charizard Holo, perché ne ho trovati tre normali e uno reverse. E niente, penultima bustina, sto perdendo la speranza, mi sa che dovrò aprire ancora alla ricerca di queste Hyper, che non ho voglia di acquistarle. Se avete queste Hyper che sto cercando, la Gold da scambiare, volentieri. Penultima bustina, e qui abbiamo uno Snorlax e un Blissey, e concludiamo e vediamo se l'ultimissima bustina ci riserva qualche sorpresa. Steelix, Xatu, caramella rara, Slowpoke, Bibarel, Pikachu, Spinarak, Rattata, un Blanche e niente, e un Lapras. E come sempre queste collezioni da quattro buste è incredibile, sfiga io, ma come sempre non si trova nulla, molto meglio le tine del set allenatore. Io direi che a questo punto, con questa immagine, vi saluto, non farò il recap perché la batteria sta finendo, rimane da aprire la collezione, aspettate che la prendo, mi rimane da aprire questa favolosa collezione Jap con il Pikachu dono Jap, aspettiamo, vediamo se adesso ricominciano a mettere a fuoco, e le sleeves. Aprirò il tutto in un prossimo video, perché purtroppo la batteria mi sta abbandonando e quindi devo andarla a ricaricare e ci impiega anche un bel po'. Un abbraccione a tutti, ancora un buonissimo anno, super fortunato, e ci vediamo domani con l'apertura della collezione Pokémon Go Jump.